Buonasera a tutti carissimi amici e bentornati sul canale del Briga. Scaricate l'app di OneFootball se volete essere sempre aggiornati sulla vostra squadra del cuore, su tutte le squadre di Serie A, d'Europa, del mondo. Notizie veloci, in anteprima, a portata di smartphone, tutto gratuito. Scaricate l'app di OneFootball e non vi sbagliate. Allora, io sono incazzato come una bestia oggi. Sono incazzato perché invece di goderci questi momenti qua che abbiamo vissuto non più di un mese fa, neanche un mese fa, neanche un mese fa, siamo di nuovo ritornati ad essere nervosi, ansiosi, incazzati. Il mercato non va, i rinnovi, che se che salta, eccetera, eccetera, eccetera. Io voglio capire per quale motivo, io voglio capire per quale motivo ci dobbiamo rovinare pure l'estate in cui siamo campioni d'Italia. Dice, vabbè, ma non ci pensare. No, non è non ci pensare. Goditi la vittoria, no, non è questione di godersi la vittoria, ok? Ce la siamo goduti, ce la siamo spassata, siamo ancora felicissimi, eccetera. Però io non riesco a vivere l'estate più bella del mondo, come ha detto oggi il nostro Stefano Pioli nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, perché io ho una spada di Damocle qua sulla mia testa, che riguarda solo ed esclusivamente un nome ed un cognome, si chiama Paolo Maldini. Io non posso accettare che nell'estate in cui Paolo Maldini, Ricky Massara e tutto il suo staff dirigenziale abbiano portato il Milan ad essere campione d'Italia, non siano ancora stati messi sotto contratto. Io non posso accettare una cosa del genere. E non c'è niente da capire, non c'è niente da farsene una ragione. Sì, ma io sono stato il primo a dire, ragazzi, è fatta, è solamente una formalità, dobbiamo solo aspettare, magari non ci sono stati i tempi tecnici per incontrarsi, per trovarsi. No, non è così, ragazzi, non è così. Perché se fosse stato così, magari anche il diretto interessato, Maldini in primis, avrebbe potuto fare una dichiarazione, un'intervista dicendo state tranquilli, state sereni, che è solo un problema, diciamo, proprio logistico, mi devo incontrare e lui sta da una parte del mondo, io sto da un'altra parte del mondo, quindi appena ci incontriamo mettiamo la firma, eccetera. Invece, se dall'altra parte c'è stata solamente un'intervista e non è stata nemmeno bellissima l'intervista, ci ha fatto paura quell'intervista là. Dopo abbiamo ascoltato quella di Jerry Cardinale che ci ha fatto piacere, ci ha fatto sognare, eccetera, ma i fatti adesso cozzano con queste parole qua, cozzano con questa intervista qua rilasciata da Cardinale, perché io non riesco a darmi una spiegazione. Maldini e Massara hanno un contratto che gli scade il 30 giugno. Ok, tra 12 giorni gli scade il contratto. E allora rinnoviamo sto contratto o no? Che cosa c'è da aspettare? Evidentemente ci sono ancora delle cose che vanno sistemate e quindi non c'è niente da stare tranquilli e sereni, perché il bene del Milan dipende da quella firma lì, se non l'avete capito. Perché, come ha già detto Paolo Maldini, per noi è un garante che le cose vengano fatte come si deve. Se lui c'è, se la sua presenza c'è, se ci mette la faccia, se ci mette una firma, è perché lui crede in questo progetto e quindi questa è la nostra garanzia. Se questa firma non arriva, a me fa paura la cosa. Quindi chiacchiere, dobbiamo stare a sentire da una parte e dall'altra. No, ragazzi, ma di qua, ma di là, vedrete, non vedrete nu, cazzo. Qua dobbiamo mettere ste firme. Dobbiamo dare la possibilità a un dirigente, ad un uomo, ad una bandiera come Paolo Maldini di fare finalmente la voce grossa. Qua non si tratta di andare a fare gli acquisti che fanno il City, il Paris Saint-Germain e compagnia bella. Qua si tratta di poter andare a chiudere delle situazioni che
come si deve, facilmente. Io non posso stare ogni volta ad aspettare la grazia di Cesare per andare a prendere un giocatore di 30 milioni, di 25 milioni. Io lo devo poter fare. Perché non possiamo continuare a fare i miracoli sempre con le briciole. Che la cicera, la smind, lo vogliamo capire o no? Noi tifosi non stiamo dicendo che a giugno vogliamo già chiudere tutti gli acquisti e il 1° luglio devono stare tutti a disposizione per Pioli per quanto riguarda la nuova stagione, per il raduno, eccetera. Nessuno di noi sta dicendo che dobbiamo spendere 150 milioni in 2 settimane, va bene? Qua stiamo dicendo semplicemente che Maldini e Massara devono essere certi del loro posto di lavoro a lungo termine, ben pagati perché hanno fatto il loro lavoro egregiamente. Non c'è niente ancora da discutere. Poi questa storia è uscita fuori tra Elio, Tarretti, punto e a capo. È un giorno esce una notizia, un giorno un'altra. Adesso ha preso il 70%, ha preso l'80%. No, Elio ti è rimasto il 25%. No, Elio adesso comanda. No, nel CDA sono di più quelli di Elio che quelli di Red Bull. Ma che cazzo c'è Rovit Cambanezzi? Può sapere, potete parlare chiaro ad una tifoseria di milioni e milioni di persone. Potete parlare chiaro e dire qual è la situazione. Noi siamo stanchi di vedere sempre chi sembrughi senza che sappiamo bene le cose come stanno. Noi vogliamo sentire le cose come stanno, vogliamo sapere. Maldini, perché non firma? Perché non firma? Cioè siete riusciti ad avvelenarci il sangue pure in un'estate dove avremmo dovuto solamente stare con le palle nel mare, con le palle nel mare. Dovevamo stare palla all'aria, Memastè. È inaccettabile stare a fermo al sangue per la firma di Maldini, Wagner. Non di questo o quell'altro giocatore, di chi ci ha portato a questa situazione qua. È lui il fautore numero uno di questa situazione qua. E nessun altro. E nessun altro. Nemmeno la proprietà, eccetera, eccetera. Perché la proprietà non ha dato a disposizione tutto quello che andava dato, che sarebbe, diciamo, che deve essere dato ad un dirigente per poter fare. Lui ha fatto i miracoli e i salti mortali. Con quel poco che gli è stato dato, a gennaio non ha avuto un cazzo di niente ed è riuscito lo stesso nell'impresa. Grazie al lavoro di Pioli, grazie al lavoro dello staff, grazie al lavoro di tutto quello che volete. Dei giocatori che hanno creato un gruppo stupendo, di Ibra che ha dato una scintilla, ha fatto sì che questa personalità potesse crescere. Tutto quello che vogliamo, ma è lui che ha dato il là a questa situazione qua. Dobbiamo farlo firmare subito. Subito! È inaccettabile che questo, a 12 giorni dalla scadenza di contratto, lui e Massara siano ancora senza contratto. E le sue parole erano state chiarissime quando aveva parlato di Gazidis, in passato per quanto riguarda il discorso di Boban, della proprietà che non l'aveva nemmeno contattato. Non era stato nemmeno contattato. E la storia è proseguita. Altro che le chiacchiere, perché con le chiacchiere tutti sono bravi a riempirsi la bocca, i fatti servono. Serve che il giorno dopo che lui ha vinto un campionato, invece di andare alla Gazzetta a rilasciare uno sfogo, a fare un'intervista a sfogo, avrebbe dovuto firmare quel contratto il giorno dopo, senza stare a pensare né chi deve essere il proprietario, né che c'è il passaggio di consegne, né Cristian e Maradona, lui ci deve essere. Punto. Poi tutto il resto delle cose, sinceramente, in questo momento non contano. Non contano. E se non si chiude, e se non si chiude questa o quell'altra trattativa, è perché lui non ha in questo momento la possibilità di chiudere. Questa è la verità. Perché evidentemente ci sono delle situazioni in divenire, magari anche che riguardano la proprietà e noi non lo sappiamo. E noi dobbiamo sapere. Perché siamo i tifosi del Milan. Ed è grazie a noi che siamo arrivati a quella coppa là, che vi abbiamo sostenuto sempre, centinaia di migliaia di persone sempre,
Abbiate rispetto per la gente del Milan, per i colori del Milan. Ciao, buon.